E ciao a tutti ragazzi, sono Leonas e quest'oggi siamo tornati su Dragon Ball Z Dokkan Battle nella versione Jap. Raga, quest'oggi andremo a testare il nuovo leader, diciamo il nuovo leader, però non è diciamo il migliore, il nuovo leader super. Sto parlando di Vegeta Blue LR. Eccolo qui il mio Vegeta Blue LR, l'ho portato il giorno stesso che uscì, farmai subito le medaglie, portato subitissimo a full ability anche perché avevo tantissime orbe e ce l'ho ancora. Purtroppo ancora SA10. Purtroppo c'è ancora questo piccolo problema. SA10 come nel global, ce l'ho ancora SA10 perché in entrambi non ho Old Kai per il momento. Qui ho qualche Old Kai int, se non vado, forse no, AGL, c'ho qualche Old Kai AGL farmato dall'Extreme Z Awaken di Extreme Z Battle di Goku speziante AGL, quindi per il momento non posso portarle sia a 20. Ovviamente ragazzi, sia di additional 20 di critico, scontatissimo per un personaggio di genere, scontatissimo. Come dicevo, è ability maxata, bellissimo vedere quella Rainbow Star lì, davvero bellissimo. Andiamo, scusate, ho fatto un piccolo sospiro, è un po' strozzo. Lo andremo a provare nell'evento di Goku Ultra Instinto Mastery, dove ovviamente, perché in questi giorni è uscito il nostro Goku Ultra Instinto finalmente a versione turbo. Ieri tra l'altro è uscito, raga, il video dove affrontavamo Goku Ultra Instinto, l'evento ovviamente con il team di Goku Ultra Instinto, cioè il Realm of God. Quindi mi raccomando, se siete interessati fate un salto a vederlo, trovate qua sotto o a fine video nelle schede, insomma, nei video consigliati oppure sul canale, assolutamente. Intanto prendiamo questo Vegeta Blue LR, che questo però è SA20, quindi diciamo che testeremo più questo Vegeta Blue LR che il mio, perché questo è proprio al massimo. Guardiamo, no, questo lo cambio, raga, scusate, non posso vedere una cosa del genere, scusate, lo cambio subito, lo cambio, non posso vedere un Vegeta Blue LR messo in quel modo lì, 15 di additional, 11 di critico. Ma cosa? Come si fa a maxare un personaggio con questo criterio? Me lo scrivete qua sotto nei commenti l'assurdità. No, per davvero, io non ci posso credere. Non si maxa un personaggio del genere con 15 di additional. Cosa se ne fa di 15 di additional? So già che non ne troveremo più di Vegeta LR. Cioè, guardate ragazzi, non ne troviamo più. Sparito dalla faccia del mondo di già, è uscito da manco una settimana ed è sparito. Ieri lo usavano tutti, oggi nessuno. Lo usano ancora Broly. Vabbè, ancora, è fortissimo, però nel senso. Niente. C'è ancora Vegeta fisico. C'è ancora Vegeta fisico, raga. Vegeta fisico. Ma eccolo, eccolo. Ditemi che non è quello di prima, vi prego. Questo poi, questo gli ha dato l'evasione, raga. Gli ha dato l'evasione. È andata l'evasione, ma come si fa? Come si fa? No, io non ci posso credere. Raga, non ci sto credendo, non ci sto credendo. Nessuno ha Vegeta Blue LR. Nessuno. Questo era quello di prima. È quello di prima. No, non è possibile, raga. Non è... Ma quanto ci si mette per trovare un Vegeta Blue LR? Ma davvero così tanto? Per un personaggio? Ma davvero? Per un personaggio di quel calibro poi, perché non sto parlando di un Rosé AGL, che è ovvio che non usa più nessuno, ma Vegeta Blue LR che è uscito nemmeno una settimana fa nel Giappone. Vabbè raga, ascoltate, il primo che troviamo è il primo che prendiamo, non sto qui a starci mezz'ora come per altri video per cercare un personaggio, assolutamente no. Dai, su. Ma ora non esce più manco quello. Guarda, cioè abbiamo un Jiren full ability. Un Jiren full ability. Questa è pazzia. Questa è pazzia. Ecco. Vabbè, è quello con l'evasione, è quello con l'evasione. È quello con l'evasione. Vabbè, il team, raga, è questo. Non ho parole comunque, non ho parole. Doppio Vegeta Blue LR, ovviamente testeremo il mio a questo punto, non posso testare quello dell'amico perché con l'Evasion non si può vedere, è molto meglio quello con
un additional, ma non riesco a trovarlo, sì che va benissimo così. Abbiamo ovviamente Goku Estinto, i due LR, quelli usciti dal terzo anniversario, Vegeta Fisico, perché comunque counterirà tutti gli attacchi normali, e Gogeta 4 livello, che counterirà tutte le special. Speriamo tutte, ovviamente. E intanto possiamo partire. Scusatemi per questi 5 minuti che abbiamo passato alla ricerca del personaggio dell'amico perfetto, ma a quanto pare Vegeta BLR non se lo considera più nessuno. Cioè, l'altro l'avevano tutti. Tutti avevano Vegeta BLR. Non sto scherzando, sicuramente anche voi che gioca al Giappone l'avrà visto. Nel giorno stesso che è uscito, magari verso la sera, oppure nella mattina dopo, nei giorni dopo, due o tre giorni dopo, c'era su tutti con Vegeta BLR. Oggi, forse anche da ieri, nessuno ha Vegeta BLR come leader. Cioè, ma com'è possibile? Ora che vi farò vedere il team, che tanto che ve lo dico, il team, quello particolare, eccetera, quando ve lo farò vedere, vedrete quanto sarà bello giocare Vegeta BLR con quel team, raga, perché a me quel team mi garba tantissimo, davvero mi garba tantissimo. Intanto special di Vegeta BLR. Intanto, raga, vi ricordo che qua sotto in descrizione trovate il link alle stone scontatissime. Mi raccomando, se volete comprarle anche voi come me, andate sulla pagina Facebook di The Randomirus e contattate Massimiliano Longo per tutte le informazioni. Vi offre un servizio rapido, assolutamente onesto e raga, davvero non c'è rischio di ban. Sono stone completamente legit, davvero non preoccupatevi per un eventuale ban. Io ci le compro davvero da tanto tempo ormai. Quindi raga, mi raccomando, se siete interessati fateci un salto. Intanto qui la special la facciamo con tutti. Ho fatto l'errore, sì lo ammetto, di tenere lì nel mezzo Vegeta Fisico, che non ci fa assolutamente niente. Questi sono gli errori di svista, ma come avete visto non c'era bisogno, perché l'abbiamo shottato, era scontato. Ok, su. Ok, lasciamo così, almeno lui fa la special. Lui purtroppo non la fa, però sono più interessato a counterare la special di Goku Blue STR. Sono più interessato a counterare la sua special, così da non da utilizzare soltanto il Baba per la prossima fase e basta, senza utilizzare altri items, anche perché raga abbiamo nemmeno 300.000 di HP. Ok, la special l'abbiamo counterata, era scontato, cioè 100.000. Cioè, ma com'è possibile, raga? Com'è possibile, mi domando io. Mettiamoli così. Lui non fa la special, non mi interessa minimamente. Lui fa la 18 key e lui fa la 18 key. Tutti con la 18 key, raga. Adesso davvero countera, ovviamente countera. I danni che fa sono davvero pochi, ma l'importante è che prendiamo pochi danni, perché ovviamente è un fisico contro un STR, i danni sono ridicoli, ovviamente. Anche la additional con il critico. Gogeta LR Ability 1, vediamo un po' quanto danno fa. Special, 18 kit tra l'altro. Pochissimi danni, ma ovviamente ne subiamo anche pochissimi. Ok, 18 kit del nostro Vegeta BLR, ragazzi. Io non finirò mai di dire che questo personaggio mi piace troppo. Davvero troppo. Ed eccolo qui, raga. Abbiamo la prima trasformazione di giornata. Goku Ultra Istinto Master Aid. Bellissimo, bellissimo, raga, davvero bellissimo. Non finirò mai e poi mai di dire che questa carta è bellissima. Non potevano scegliere un artwork più bella, davvero, davvero, davvero bellissimo. Complimenti al 100%. Intanto qui Evasion, ovviamente. Questa non l'ha evasa, strano, non l'ha evasa questa, non l'ha evasa, vabbè. Come vedete, raga, c'è secondo me un'attenzione maggiore per la special di quello non trasformato, cioè di Goku Ultra Istinto, quello con i capelli neri, quello classico. Perché quando c'è quel primo piano lì che c'ha la... Ok, tanto vabbè che abbiamo la fusion di Gogeta, intanto eccolo qua, Gogeta Fisico. Vi dicevo che
c'era una maggiore attenzione, perché quando lui fa la Kamehameha, la prende dall'alto e poi la spara verso il basso, come vediamo nell'episodio dove Goku Ultra Istinto diventa per la prima volta, per appunto Goku Ultra Istinto, dove Goku diventa per la prima volta Goku Ultra Istinto, vabbè, lasciamo perdere, c'è una maggiore cura nel dettaglio, c'è proprio anche il personaggio, a mio parere, disegnato molto molto meglio. Per me, ovviamente scrivetemelo nei commenti se anche per voi è così oppure no. Intanto raga, direi che possiamo lasciare esattamente così, perché comunque non può fare la special, abbiamo usato il Baba, quindi Vegeta lo countererà per forza, quindi perfetto. Lui ovviamente fa la 18 key e lui facciamogli fare una piccola special, tanto per dire di avergliela fatta fare. Intanto Gogeta al quarto livello, abbiamo la sua bellissima special, raga, anche la sua direi che è molto molto bella, davvero. 400.000, non è un granché. Ed ecco a voi, raga, una delle special, anche se a mio parere è riciclata da tutti gli altri Gogeta, una delle special più belle del gioco, davvero. Davvero. Assolutamente. Davvero, davvero, davvero. Ok, comunque raga, nelle prossime settimane dovrei comprare un nuovo microfono, perché adesso vado con il microfono del computer, che non è ovviamente il massimo. Probabilmente il nuovo microfono che comprerò sarà un microfono, diciamo un microfono migliore, assolutamente, lo spero. Quindi anche la qualità dell'audio dovrebbe, dovrebbe essere migliore. Lo spero, perché sennò saranno soldi buttati via. Però me ne accorgerò, diciamo, soltanto dopo averlo comprato e dopo averlo testato e, diciamo, a risentirmi in un video. E soprattutto anche voi ditemi qua sotto nei commenti se mi sentite meglio oppure no. Ok raga, per l'ultima fase, ovviamente non sto che dirvi che proviamo a shottarlo con un colpo. Cioè, non ce la faremo mai, ne sono consapevole, davvero consapevole, però ci proviamo. Facciamo così, perché almeno facciamo fare la 18 key al nostro Vegeta, che ancora non ha fatto la fusion. E qui, raga, dovremo subire pochissimi danni, infatti è così, e fargli tantissimi danni. Se gli facciamo il critico, dovremmo sfiorare la vittoria in un colpo, davvero. Ma cosa? 1.000.000? Cioè, ok, oddio, ci sta, sì. Con il leader che abbiamo, sì, ci sta. Sì, sì, è vero. Lo potevamo shottare ovviamente nel team di Gogeta. Sì, allora sì, nel team Metamor. Che infatti mi ricordavo che con il critico arrivava sui 3 milioni e lì lo potevamo shottare davvero. Però non ci facevo caso che abbiamo Vegeta Blu LR come leader che dà soltanto il 70% di boost. Quindi raga, ci sta, scusate, errore mio. Tanto qui damogli questi key e tutti i rossi li lasciamo per il nostro LR. Come vedete raga, è un team carino da utilizzare, ovviamente ci possono essere infinite modifiche, tanto che evade tutti gli attacchi che vuole evadere, però è un team che si gioca assolutamente si gioca ed è molto molto bello da giocare, a mio parere, molto molto divertente, può fare quasi tutti gli eventi, ovviamente qualche item si andrà utilizzato, perché comunque il boost che hanno, perché i personaggi hanno è davvero poco, davvero poco, anche se l'avete a full ability e così via, il booster che prenderanno è poco raga, perché comunque avendo due leader che insieme danno soltanto il 140% sulle stats, è davvero poco, considerato magari che in un team Metamor prendono in totale il 340% sulle stats, quindi è più del doppio per quanto riguarda le statistiche di un personaggio, come magari potete che ne so, mettere a confronto Gogeta LR che nel suo team becca il 340% di boost, mentre nel team di Vegeta LR becca soltanto il 140%, che è un notevole calo, davvero molto molto più basso, davvero. Qui non utilizziamo items, abbiamo il Docker Mode con Gogeta, non dico che lo shottiamo perché è molto improbabile considerato il danno che gli abbiamo fatto prima, però avendo il Docker Mod speriamo di non ciccare i punti, infatti abbiamo presi tutti, però sono molto fiducioso raga, non voglio diciamo
sparare qualche danno in anticipo, qualche pensiero in anticipo, però dovrebbe fare di tanto danno. Speriamo anche in un bel critico. Vabbè, 2 milioni senza critico. Se ci sparava il critico, arrivavamo ai 2 milioni e mezzo. Molto, molto velocemente. Ok, qui, vabbè, raga, non sto a dirvi che se ci fa la special e 200 sulla countera, davvero prendiamo una sassata di danni, roba dell'altro mondo. Guardate la 70.000 di attacco base. E allora, per fortuna non siamo morti. Per fortuna. Per fortuna. Qui direi di utilizzare questa tattica. Oddio, forse è meglio così, che ne dite? Sì, è meglio così. Forse è meglio ancora così. Così da evadere un po' di attacchi. Diamogli queste orb. Diamogli questa orb. E poi lui si può benissimo beccare tutte le altre. Ricordatevi, raga, che il mio Vegeta fisico è Vegeta Super Saiyan fisico è, se non vado errato, da BT2 S10. Quindi i danni che dovrebbe fare dovrebbero essere leggermente più alti rispetto a quelli che sono abituato a vedere ultimamente da lui. Infatti non mi spiego perché faccio così pochi danni, ma vi ripeto, secondo me è spiegabilissimo dal fatto che abbiamo Vegeta più LR, come dire. Assolutamente, assolutamente. Intanto abbiamo evaso gli unici due attacchi che potevamo evadere. La special non la farà più con Ultra Istinto perché l'ha già fatta, quindi ci countererà al 100% il nostro Vegeta. Ci fa anche una piccola additional con il critico counter. E beccati questo. Abbiamo l'ultimo l'ultima special, raga, e che dire se non farla fare al nostro pupillo della squadra. Che ne dite? Vabbè, qui non cambia assolutamente niente. Facciamo fare la 17 key, la 17 key, che non esiste purtroppo, ma noi la facciamo comunque al nostro Gogeta LR, raga. Evento ovviamente termina qua. Ci abbiamo messo tantissimo, tra l'altro. Ecco a voi la 12 key, o meglio la 17 key, 600.000 di danno. Abbiamo concluso anche questo evento con questo team, raga. È un team molto carino da utilizzare, però ovviamente non è il migliore. Non sta nemmeno nella top 10, perché, raga, diciamolo che come leader è molto meglio il Tech, anche se ha quella limitazione che ogni personaggio deve essere di ogni type diverso, se no non beccano i boost. Però diciamo che se hai Vegeta Intel R e hai anche dopo Ultra Istinto, le vuoi mettere insieme nella squadra, Vegeta Tech non lo puoi utilizzare, perché se no non becchi zero di boost. Non becchi il 120%, ma becchi lo zero, quindi è pressoché inutile. L'unica limitazione è quella, infatti ho utilizzato questo video perché, come vedete, abbiamo due int e due fisici, quindi era ovvio che non potevo utilizzare il tech, era scontatissimo. Porterò anche un video con quello tech, però sarà nei prossimi giorni. Intanto, raga, metto lui, siamo già a 20 minuti di registrazione, assurdo. Spero che il video vi sia piaciuto, raga, ovviamente mettete un bel like, un commentino qua sotto, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, noi ci vediamo domani con un altro fantastico video e ciao a tutti!